Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Andrenic, non sono mai 11 go, luce. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del sentiero Flipper per lo stadio Flipper. Mannaggia gli incontri. Oggi si affronta la squadra Miraggio. Mi chiedo che tipo di squadra sia. Abbiamo visto una loro partita, ma nulla di che, a parte che hanno il tiro fantasma che sembra scompaia prima di entrare in porta. Quindi non si può parare, ma il modo lo troveremo. Anzi, a dire il vero abbiamo già trovato il modo, la muraglia di Atlantide. Però non si sa, non è nulla è certo. A dire il vero sono intenzionato ad acquistare triangolo doppio Z e grande illusione. Tanto i punti passione ce li ho, tanto tutte quante le amichevoli che ho fatto. Ho collezionato molti punti passione. C'è un G-Mart che intendo vedere perché comunque sia ho consumato anche... Questo mi ha fatto la trappola, ma io non lo so. Ce la facciamo, G-Mart, per favore. Grazie. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Ma insomma, non posso proprio, però. Vediamo. Per chi cerca il non plus ultra. Plus ultra. È 1500 punti, però zio, eh. Sam 171, compra, cavolo. Difesa, prendiamo pure questo, vai. A Victor che ha poca difesa. Bene, mi sono speso tutto quello che avevo e possiamo andare allora. Andiamo ad affrontare una partita importante, dai. Dopo di questa ce ne sono solo altre due che ci separano dalla vittoria. Non vedo l'ora. Qui il posto, vabbè, posto standard, senza nulla. Non è abbastanza punti passione, offre la casa. Entriamo allora. E la fresca, e che bello. Ma scenicamente è uno degli stadi più belli mai visto. Benvenuti a tutti allo stadio Flipper. La sfida di oggi tra la Raimon Junior High e l'Istituto Miraggio sarà di certo esplosiva. Ma che succede? La palla stava rimbalzando per il campo da sola. Apri gli occhi, imbranato. Vedi quei segni per terra? Non stanno lì per decorazione. Ogni stadio ha la sua particolarità, compreso questo. Praticamente stiamo giocando dentro un flipper gigante. Ehi, stavo parlando io. Harold probabilmente conosce questo stadio come le sue tasche. Fin qui tutto come previsto. Avanti ragazzi, facciamogli vedere la nostra magia. Trucchi, illusioni, magia e mistero. Il futuro della Raimon è nero. Vabbè. Io chi parla in rima non è che mi sta molto simpatico, però vediamo un po', tu chi sei? Ah, sei un piccoletto. Signore e signori, per il mio prossimo numero mi serve un volontario della vostra squadra. Ora, se potesse stare fermo lì, grazie. No. Non solo avremo a che fare con i trucchi del miraggio, ci tocca anche giocare dentro un flipper. Stavolta sarà davvero dura. Voi... Cioè, questi sembrano ologrammi, ma in realtà gli ologrammi non sono tangibili. Anche se in Giappone hanno sviluppato uno speciale guanto che permette agli ologrammi di essere tangibili. Ma non in questo caso. La tecnologia non è tanto avanzata per ora, eh. Arion, ci penso io a difendere la porta. Tu resta concentrato. Sì, in difesa. Un attimo mi era come la porta. Siamo con un piede in semifinale, ragazzi. Spingiamo sull'acceleratore. Oh, qua lì. Harold. Sì, ho capito, Harold. Fammi parlare con Harold. Non ti ricordi di quanto corrotto fosse il mondo del calcio prima che il quinto settore ne prendesse il controllo? Quelli sì che erano tempi bui. E non voglio che il calcio torni a essere così. Ti meravigli che abbia dichiarato realtà il quinto settore? Voglio che il calcio rimanesse com'è. Uno splendido gioco. Ma ecco che arrivate tu alla tua squadra e ti rovinare tutto quello che abbiamo fatto. Non ve lo permetterò. Nemmeno io mi tirerò indietro. Anch'io voglio salvare il calcio. Dimostrerò che è la resistenza a stare dalla parte giusta. Il mondo del calcio è ancora corrotto. Altro che quinto settore. Dobbiamo fermare il tiro fantasma di Udine a tutti i costi. Voglio che lo marchiate strettissimo, capito? Va bene, ma è bello sapere che in casa abbiamo un piano di riserva. Vero, Wally? Sì. Sono pronto. Boom! Signor Sabel,
Dovete arrivare a fine primo tempo con un vantaggio considerevole. Voglio una vittoria schiacciante. Vorrei inoltre gentilmente farvi notare che se perdete questa partita, potete scordarvi di giocare di nuovo a calcio. Ricevuto, signora. Insomma, tutti quanti giocano per un nobile motivo, a quanto sembra. Siamo quasi a fischio d'inizio! Giocatori in posizione! Sembro quasi un DJ. In posizione! Sulle mani, sulle mani! No, non è divertente, dai. Ok, parliamo con Rosie. Per avere qualche possibilità dovete avere una squadra di livello 35-37. Sono 43. Metti Arion, Riccardo, Jean-Pierre, Wally e Sangook in campo. Entrambe le formazioni di stasera sono agguerrite e pronte a tutto. Ed eccoci, al calcio d'inizio! Buona fortuna, Arion. Grazie, Sol Daystar. La squadra è a livello 36. Andiamo a vedere allora questi fenomeni del calcio... del calcio magico. Kadabra, Abram Kadabra. Ah! Partiamo bene. Presa oscura. Alkazam. James Randy. Oh, ok. Siegfried. Siegfried Roy, ok, ok. Legder di Main. Ah, Ledger. Oh, Ledger, ok, ok. Ok, Udini. Poi abbiamo Dave Copperfield. Los Burton, ok, va bene. David Blaine, ma va bene. Hocus Sesame. Sesame, ok. E Hocus Pocus e fratelli Sesame. Abilità nei movimenti complicati. Insieme sono una coppia invincibile. Abbiamo Penn Teller, Petey Centaur, Trump Loyal. Questo è fedele a Trump, perché Loyal significa fedele, quindi questo è fedele a Trump. Billy Rinsu, Darren Blake, ancora Devin Blake, no, un altro. E Slight come allenatore. Slight sembra più che altro un vampiro, una cosa del genere. Stadio Flipper, ma vabbè, ha saltato lo stadio. In genere lo guardo sempre, ma mi salta da solo il gioco. È buggato. Ah, questi bug. È una battuta. Esegui una serie di passaggi. 4. No. Non ce la fanno proprio a tenere il controllo di palla. Oh, alleluia, ce la facemmo. Occhi sulla palla, ora, via! Quindi... La partita inizia in maniera strana con Hocus Sesame che calcia la palla verso una zona del campo dove non ci sono i suoi compagni. Ma chi lo sta passando? Ah, perché lui vuole farci sapere che sta facendo un giochetto bellissimo, no? Con i flipper. Qualcuno qui non fa attenzione? Ma ecco che da nulla appare Hocus Sesame e si impossessa della palla. Possiamo considerarlo un gioco di prestigio del miraggio? No. Ha solo rimbalzato sui flipper, sui bumper, e poi l'ha presa lui che stava lì piazzato, nulla di che. Arbitro avanti, ma hai visto che roba? Non può essere regolare! Quelli del miraggio pianificano i loro passaggi con un'attenzione incredibile. I loro punti di forza sono il controllo di palla e la coordinazione tra i giocatori, oltre che con incredibile agilità. La prendo io! Prendi cosa? Ma dove è finita la palla? Non credo ai miei occhi! La palla contro la Sesame è sparita, scomparsa, svanita! Forse abbiamo un replay a disposizione per capire cosa è successo! Non scordatevi la nostra regola numero 1, mai svelare un trucco! E ora la palla è di nuovo in gioco! È come se Hocus Sesame l'avesse evocata da un'altra dimensione! Non nulla di tutto questo, tranquilli. Si stanno prendendo gioco di noi, ma ce lo dovevamo aspettare. Del resto, loro sono gli illusionisti. Guida Arion al cerchio palla a piede? Nulla di più semplice. Dove vai, Udini? Sei troppo avanti.
Dopo fai fuori gioco, eh. E Carita Aldienti si aggiudica la palla. Ok, Arion, ora dovrebbe essere facile per te, no? Abbiamo un giro di vento versione 4, eh. E allora di cosa stiamo parlando, signore? Dai. La partita è iniziata malissimo perché non riuscivo a fare passaggi. Ma ora, invece... Houdini ha la palla, si mette male. Cavolo. Non importa quanto è forte la vostra difesa. Non fermerete mai il... tiro fantasma! Bello. È davvero bello. Svelto, va lì! Usa la muraglia di Atlantide! Oh! Hai perso di vista la palla? Wall-E, che succede? Perché questo non usa le tecniche? La vista ti è arrivata lì. Non ci sono riuscito. Che c'è? Non riesci a difendere senza che qualcuno ti tenga per mano? Oh no. Perché non è riuscito a seguire la muraglia di Atlantide? Per farlo, Wall-E deve essere saldo come la muraglia stessa. Se ha anche il minimo dubbio, la tecnica non riesce. Oh, povero. Non c'è da preoccuparsi. Supererà le sue incertezze, ne sono sicuro. Ok ragazzi, ascoltatemi. Coprite ogni zona del terreno di gioco e usate tutto quello che potete a vostro vantaggio. Prendete nota di posizione, angolazione e velocità della palla. Non perdetevi un solo trucco. Dobbiamo riuscire a segnare. Sì, capitano! Ok, giochiamo. Sì, ok, segna un gol, perfetto. Non c'è problema. Oh, evocano lo spirito guerriero. Proprio questo? Uffa. È giullare. Mannaggia. Andiamo con Arion allora. Aspetta. Porca miseria, non ci ho fatto caso. Vabbè, andiamo con Arion. Intanto con lui. Poi dopo vediamo un attimino. E... attacco. Vediamo un po'. Questa difesa. Attenzione però, non funziona il suo spirito e prendiamo palla. Ok. Ho paura. Il flipper si stava muovendo male, ho visto. Se me la rimanda proprio... Meno male. Goal! Ce l'abbiamo fatta! Meno male. È andata. Ce l'abbiamo fatta! Ora si comincia a fare sul serio. Non è soltanto un gol, non esaltarti tanto. Ma cosa stanno festeggiando? Non si rendono conto di quanto sarà dura questa partita per loro? Forse no. O forse siamo troppo fiduciosi. Che dici? Questo è uno spettacolo. Non c'è tempo per i giochetti da bambini. Dovete arrivare a fine primo tempo con un vantaggio considerevole. Voglio una vittoria schiacciante. Ok, se lo dici tu. Ok, sì, ce l'hai già detto prima, basta ora. Non ho scelta. Non posso giocare a calcio come eravamo abituati. Sì che puoi. Devi solo volerlo. Guida Riccardo addirittura ora. Vabbè, facciamogli consumare un po' di punti per lo spirito guerriero, dai. Chi è mo? Chi è sto cosetto qua? Sto schizzo. Mannaggia. Dai Riccardo. E allora, andiamo. Vai là Riccardo, attenzione a quelli dietro a te. Niente, eh. Proprio fino all'ultimo. Fino all'ultimo devono seccarmi. Vediamo un po', va.
Bravo Riccardo, fammi vedere cosa... Ma niente, un passaggio semplice, niente. Non utilizzare anche lo stadio. Avanti ragazzi, tutto quello che hanno sono trucchetti e specchietti per le allodole. Guarda cosa ti tiro fuori ora dal cilindro. Attenzione, Houdini cambia passo attraverso il campo come un trono in corsa. È super veloce. Bene, bene, mi piacerebbe averlo in squadra. Ai. Ehi, quello era un'entrata da macellaio, Harold è puntato alle gambe. Devo vincere, dobbiamo vincere. Per salvare il calcio. Ti stai sbagliando. Non sei la persona che credevo. Beh, e chi credevi che fossi? C'è solo un Harold Houdini. Siamo sicuri? Non ne sarei tanto sicuro. Sta perdendo la testa. Eccolo, lo evoca. Garas. Quanto è bello sto spirito guerriero. Vediamo un po', scivolata. È uno dei pochi spiriti guerrieri che ha un sesso opposto all'evocatore. Davvero pochi ce ne sono. Oh, hai perso palla. Wall-E. Non può usare muraglia d'Atlantica. Ma come palla trabocchetto, ma dai. Questo è vecchio comunque sia. No, 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 no. No, 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 no. Ma che stanno facendo? Basta un po'. Oh, e allora? E allora, dai. Ok, dobbiamo andare in vantaggio. Ok, attenzione. Perfetto. Tira, tira ora. Bene, il flipper ancora non si è mosso, quindi non può bloccare la palla in nessun modo. Vai, 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 vai. Grande. Non ce la puoi fare. Non questa volta almeno. Magari con un po' di allenamento extra, forse sì, ma non oggi. E vai. E allora è finito. Eccoci, può finire anche 2-1. Dai, dai. Tanto dobbiamo per forza attivare la muraglia di Atlantide. Visto che ancora non abbiamo avuto la moto. E visto che è bloccata, bisogna per forza attivarla in qualche maniera, no? Nel secondo tempo, però. Fate attenzione, stiamo per rimontare. Non credo. Non credo proprio, caro. Non ci sperare. Cosa facciamo, mister? Abbiamo una strategia per il secondo tempo? Sì. Cambiamo portiere. Sanguk, ti voglio al centro dell'azione. Da portiere riuscirai a tenere d'occhio tutto il campo e a capire quando le trappole dei flipper stanno per scattare. Giustissimo. Ma chi sarà il suo sostituto? Mister, se deve scegliere qualcuno, io... La Pen, mettiti i guanti. Io? Hai le abilità necessarie. Non è così, Sanguk? Sì, confido pienamente nelle sue capacità. Non preoccuparti, la tua elevazione eccezionale ti aiuterà. Tieni gli occhi sulla palla e tutto andrà bene. Se lo dici tu... Cosa sta facendo Wall-E? Non posso credere che Harold stia facendo questo. A scuola lui odiava quelli che giocavano sporco. Wall-E, credo che tu possa farlo ragionare. Si è fatto carico di un grosso peso... Come è già successo una volta. Ti disse che non voleva più parlarti per non trascinare la sua reputazione nel fango, vero? Beh, era una bugia. Ha combattuto una sua guerra personale in tua difesa, tutto da solo. Ricordi quando ti salvò da quei bulli? Da allora cominciarono a prendere di mira lui. Non voleva che finissi di nuovo nei guai stando con lui. Ecco perché tagliò ogni rapporto con te. Beh, insomma, non è proprio così che fa un amico. Ti stai inventando tutto! Niente, non mi ha detto niente perché sapeva che ti saresti sentito in colpa. Ma quando vedo voi due dare l'anima in campo, io... Ma davvero ha fatto tutto questo per aiutarmi? In fondo al suo cuore, lui sa che quello che sta facendo è inaccettabile. Devi aiutarlo, ti prego! Oh, scusateci, non volevamo rigliare. Devi provare a parlargli. È il solo modo per risolvere la situazione. Ma non mi ascolterà mai. E allora faglielo capire con il calcio. È una cosa che avete in comune. Affrontalo da uomo e fagli vedere che sta sbagliando. Da uomo?
Ecco che i giocatori ritornano in campo e si preparano per il secondo tempo. Vediamo come va. Certo, non sarà facile, però. Aspetta, schierano in porta uno che non ha alcuna esperienza come portiere? Beh, meglio per noi. Con il nostro piccolo amico tra i pali sarà facile trasformare questa sfida in un trionfo. Vabbè. Se ne sei convinto. Non conosci la fantastica elevazione che ha Jean-Pierre Lapin, lo scricciolo della Raimon. Allora ragazzi, facciamo una cosa, no? Intercettate la palla in qualche modo. Magari senza che fanno sti trucchetti, no? Nah. Vabbè. Non c'è problema. Oh, peccato. Ma come, voi non conoscete il vostro campo? Poveri tatini. E dai però, poveri tatini, un corno. Cosa succede? Non si capisce niente. Oh, è finito, meno male. Peggio per lui, peggio per lui. Oh, attenzione, la palla. Amico mio, la palla ti respinge il flipper, eh. Sei troppo attaccato al flipper. Amico mio, stai attento. Nebbia avvolgente. Ah, nastri paralizzanti. Beh, quando anche loro usano una tecnica con lo spirito guerriero, è ovvio. Era palese che andasse a finire così. E che ci va Subaru, che non ha neanche un briciolo di potenza rimasto. Dov'è? Dove sei, Victor? Con Lancelotto! Lancelot. Allora, dov'è? Questo stadio è una chiavica. Ok, palla superato. Tratto superato. Ah, cosa? Ma no, mani più avvolgenti, ma ci capirà la tecnica. Ecco un altro passaggio perfetto, certo. E tira. Ah, sta venendo verso di me. Ce la puoi fare, JP. Affidati al tuo istinto da difensore e respingi la palla come puoi. Ok, ci provo. Bravo. La respinta. Wow, quel nanerotto lo sa saltare. È stata una deviazione fortunata. Ecco quello che il pubblico aspetta. Il mio tiro fantasma. Ora so perché ti chiamano l'attaccante che non ride. Nascondi le tue emozioni in modo da non trascinare gli altri nei guai. L'hai fatto per tutto questo tempo e io non l'ho mai capito. Il mio prossimo trucco ti distruggerà. No, Harold. Il tuo prossimo trucco non distruggerà noi. Il dolore che senti alimenta i tuoi tiri. Io lo fermerò. Fermerò il tuo tiro e ti libererò da ciò che ti tortura. Muraglia di Atlantide! Bella così. Ha funzionato! La muraglia di Atlantide è davvero eccezionale! Perché farlo? Che senso ha combattere il quinto settore se significa venire esclusi dal gioco per sempre? Ah, no, no. Il quinto settore non è il padrone del calcio. Non sono io che devo aprire gli occhi, Harold. Sei tu. Esattamente. Una volta non eri così. Una volta eri dalla mia parte. Ed è grazie a te che sono qui ora. Eh? Mi hai dato il ben servito. Ma solo per proteggermi, non è così? Non volevi che i bulli mi prendessero ancora di mira? Chi te l'ha detto? Hai sempre avuto il coraggio di affrontare i tuoi timori e tutti i prepotenti. E questo è proprio ciò che stiamo facendo ora. Stiamo affrontando il quinto settore per proteggere il calcio da chi lo vuole rovinare. Ah. Bene, ok allora. Chi è il portiere? Accidenti. Bisognerà usare per forza... No, 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 perché Victor? Perché così avanti? Ma perché vanno così avanti i giocatori? Ok, posso superarli tutti e segnare con lui. Ti sfondo! Bemmete!
angelo perduto. Ho tirato più centrale che potevo. E vai! Se è così! Gol! Avanti così! Vai! Grande, 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 grande! Ah, il prossimo non mi sfugge! Fin troppo facile! Bene, muraglia di Atlantide è stata fatta. Quindi ora abbiamo vinto! Se non ci fanno 3 gol almeno abbiamo vinto. E va bene, dai. Anche questa partita è stata molto combattuta. Molto combattuta. Lo stadio Flipper forse è il peggior stadio di tutta la serie di Nazuma. Attenzione, è bello scenicamente, ma come giocabilità è un 3 su 10 proprio. A parte il centrocampo. A parte centrocampo, giocabilità proprio zero. È troppo pasticciato. Qualcuno che difende, grazie. Magari qualcuno che ha una tecnica? Luke, sarebbe ora che ne imparassi una. Non la passa. Meno male, meno male, l'ha capito. Andiamo con un tiro normale che sicuramente bloccherà perché... c'ha lo spirito lui. Dai, su. Ovvio. Andiamo un po'. Niente. Dai, Subaru. No, però. Accidenti, però. Un peccato. È un peccato davvero. Vabbè, l'ho detto. Devono farcene altri due per vincere. O meglio, un altro per andare supplementari. Però non accadrà. Non oggi. Vai così. Finta boomerang. Ciao. Niente, non c'è nessuno. Vabbè, facciamo passare un po' il tempo, dai. Che io fo. È finita. Meglio di così cosa vuoi. Altra vittoria schiacciante per Andra Link. Pam pam. Non ce lo dimenticheremo. Torneremo a vendicarci quando meno ve l'aspettate. Non è vero, non tornerai mai. O meglio, ci sarà un rematch, ma lo vincerò ancora io. Inno di Atena. Cos'è? È difensiva? Tecnica? Tiro? Qualcosa? Che tecnica è? Non penso sia di tiro. O forse sì. Potrebbe essere. Avete capito i nostri trucchi alla fine? Harold, ti devo chiedere una cosa. Perché alle elementari hai deciso di difendermi da quei bulli? Cosa? Beh, perché eri mio amico, il primo amico che ho mai avuto. Vuoi essere mio amico? Potremmo giocare a calcio insieme. Ah, mi ero sbagliato. Non hai bisogno di nessuno che ti tenga per mano. Buona fortuna con la resistenza. Ora, scusate la scena strappalacrime se la interrompo, ma io non sopporto quelli che dicono... Qualcuno che ti deve tenere per mano. A me dà fastidio sta frase. Perché è una frase stupida. Grazie, Harold. Troveremo un modo per riportare in vita il vero calcio. Te lo prometto. Non smettere mai di giocare. Abbiamo intenzione di arrivare in cima. Ci vediamo là. Beh, tu vieni a vedere la partita. Quel che è giusto è giusto. Sei tu che ti meriti la cima. Ah. Che bello. Quasi quasi lo recluto. Questo vuol dire che siamo in semifinale. Evviva! Non ci posso credere. Siamo tra le 4 squadre rimaste. Se è un sogno non svegliatemi. Potrebbe andare peggio, sì. Con la vecchia squadra saremmo probabilmente usciti al primo turno. Hai giocato benissimo da portiere, JP.
Sicuro di non voler prendere il mio posto quando me ne andrò? Beh, non so. Cioè, finora ho sempre giocato in difesa. Beh, qualcuno dovrà farlo. E tu saresti un ottimo portiere, te lo dico io. Oh, scusami, ma a me piace correre e saltare per il campo. Non credo di avere il physique du rôle per il portiere. Physique du rôle? Tutto bene, JP? Ma perché? Stava parlando con Sanguk, dai. E invece JP deve fare il portiere. Assolutamente, anche perché lo vedremo. Ehi, voi siete la squadra di calcio della Raimon, non è così? Quindi è colpa vostra se la nostra squadra è stata fatta a pezzi. Aspetta, fatta a pezzi? Che vuoi dire? È quello che abbiamo attuto per cercare di fare come voi e contrastare il quinto settore. Non avremmo mai dovuto seguirvi. A che scopo combattere se adesso non possiamo più nemmeno giocare a calcio? Ehi, smetti di angosciarli. Ma sei andato con lui, sei andato lì con il tuo amico, quindi... Perdonatelo, è solo un po' sconvolto. Continuate così, ragazzi. Cercate di fare quello di cui non siamo stati capaci. Boh, non ci posso credere. Il quinto settore è davvero arrivato a tanto? A quanto pare. Finora tre squadre che appoggiavano la resistenza sono state soppresse. Quindi ora adottano la strategia del terrore. Brutti vigliacchi. Come vorrei andare adesso al quinto settore e fargliela vedere a quel cavolo di imperatore dei miei stivali? Ok, ok. Ora non farti prendere della rabbia. Se facessi una cosa del genere, vanificheresti tutti i nostri sforzi. Certo che fa ribollire il sangue. Ma se non avessimo opposto resistenza, non avrebbe fatto alcuna differenza. Non è la prima volta che fanno chiudere una scuola e se non interveniamo non sarà l'ultima. Abbiamo dato vita alla resistenza per cambiare le cose. Quello che è successo è terribile, ma non potete ritenervi responsabili. Sì, mister. Ah, accidenti. A che gioco stai giocando, Axel? Non è Axel che secondo me ha fatto... Attenzione, ma... Oh, ho capito ora chi è quello. Chiudere le scuole che sopportano la resistenza esagerata è una follia. Beh, credo che sappiamo entrambi chi ci sia dietro a tutto ciò. Lui è... Oddio, com'è che si chiamava? È Hobbs, lui. Mi assumo la piena responsabilità per qualsiasi provvedimento attuato durante lo svolgimento del cammino imperiale. Del resto, io, Alex Zabel, in qualità di grande imperatore, ho questo obbligo nei confronti del quinto settore. Chissà perché, però... Gli fa da spalla. Forse lui sa. Esco a prendere una boccata d'aria. Ho bisogno di chiarirmi le idee. Grande imperatore. Quindi ora Arion dovrebbe sapere chi è che gli ha salvato la vita. Perché nello scorso capitolo ci ha detto: scopriremo chi mi ha salvato la vita. Sarebbe ora di vederlo. Spero davvero che stiamo facendo la cosa giusta. Ehi! Chi è, Giulia? Sì? Arion, vorrei farti conoscere una persona. Potresti venire alla stazione di Riverside? Da solo, per favore. Eh? Ah, va bene. Sì, allora, è ora. Ah, ecco. Non ho davvero idea di chi debba incontrare, ma non riesco a non pensare a tutte le scuole chiuse dal quinto settore. Vediamo allora. Eccomi. Non ti muovere, torno in un minuto. Va bene. Sì, però sto minuto, facciamo durare il meno possibile. Non avremmo mai dovuto seguirvi. A che scopo combattere se adesso non possiamo più nemmeno giocare a calcio? Ascoltate il vostro cuore, ragazzi. Non è questo il calcio che avete sempre voluto giocare. Fatemi vedere che cosa sapete fare. Fatemi vedere che cosa intendete per calcio vero. Non so cosa fare, mister. Ti sei fatto una bella reputazione, Arion. È lui. Cosa? Alex Zabel! Perdonami, avrei dovuto presentarmi.
Lei è il motivo per cui il calcio è ridotto in questo stato. Perché? Perché lo fa? Non capisco perché lei voglia controllare il calcio. La gente gioca perché si diverte. È quello il senso dello sport. Lo credi davvero? Lo credi con tutto te stesso? Sei nel dubbio. E se il calcio dovesse essere regolamentato, dopo tutto? E se potessimo goderci lo stesso il calcio, nonostante ci sia qualcuno che lo controlla? Non è questo che ti stai chiedendo? No! Non può essere così! Aiuto! Un ladro! Solo un attimo! Sì! Col pare effetto, però! La palla ha fatto la curva, dai! Però... Scusate l'interruzione. No, non è possibile. Ma scusa, la palla dove l'ha presa? C'aveva Arion. Era il mio eroe e io ho sempre desiderato essere come lei. E allora perché? Perché si comporta così? È stato lei. Lei mi ha salvato quando ero bambino. Proprio non capisco. Lei deve amare il calcio più di chiunque altro. Lo so che è così. Solo chi ha una passione incredibile per questo sport può essere così abile col pallone. Ma allora perché tradirlo? Se lo vuoi proprio sapere, vinci il cammino imperiale. Così forse lo scoprirai. Ah. Aspetti, chi è lei in realtà? Dai. Scusa, pensavo di avertelo già detto. Sono Alex Zabel, grande imperatore del quinto settore. No, la marionetta. No, lei sa cosa intendo. Arion, chi è che sa calciare in quel modo? Un pallone di fuoco? Nessuno? Dai! C'è solo una persona che lo sa fare. Ehi, io lo so qual è il suo scopo. Oh, davvero? Perché non gli dice la verità? Ora non è il momento. Se lo facessi adesso, tutto il lavoro di questi ultimi anni sarebbe stato invano. Sì, possibile. Bene. Ancora una cosa. Vorrei chiederle un favore. Siamo in semifinale. Come avrai intuito, affronteremo una squadra molto forte. Per vincere dovremo ricorrere ad un potere del tutto nuovo. Un potere che mi farà sfrecciare in cielo. Scopri cosa succede in Sfida Galattica. Bene, bene, bene. Oh. Nel prossimo. Oh, che succede nel prossimo? Va bene, Cuj, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Il prossimo capitolo sarà qualcosa di eccezionale. Davvero, ancora meglio di questo. E l'ultimo ancora meglio. Ma ci arriveremo, ci manca davvero poco oramai. 4, 5 episodi al massimo. 6, proprio esagerando. 6 episodi massimo e finisce la serie. Poi inizieremo subito a bomba Chronostones. Chronostones dovrebbe durare per tutto il mese di luglio. Poi ad agosto farò tutti quanti gli extra di Inazuma Eleven 3 e probabilmente qualcosa anche di Go. E se riesco anche qualcosa di Chronostones. Dovrei caricare tutti i giorni ad agosto, nonostante ci sia l'interruzione di Ferragosto, che comunque sia non c'è nessuno a casa, ma vedrò comunque sia qualcosina. Io vi ricordo come sempre che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.